Stavi cantando, Alessio, facci sentire. Intanto, bentornati da Quelle Iene sul tubo. Io sono sicuro che romperò le casse a qualcuno per questa mia voce soave, sexy, incredibile, signori. Con la gr. Bentornati a tutti amici e amiche di Quelle Iene sul tubo. Sì, si è visto anche che l'audio è schizzato proprio in alto quando tu hai alzato la voce, E io quindi. godo perché riesco a fare qualche tipo di violenza verso le vostre orecchie. A me è l'unico buco che becco Eh ultimamente. sì, giustamente. Era una Noi ci battuta, ritroviamo con però, eh. un nuovo appuntamento del bollettone, quindi una 36esima giornata, addirittura di arrivo con questo campionato. Ti ha soddisfatto, Cinzu? Ma non è finita, che mi devi soddisfare? Mi sta soddisfacendo abbastanza, voglio dire. Alla fine è tutto Beh, lotti aperto, aperte su scudetto, tutti i Champions, fronti. Europa Sì, League, retrocessione. infatti, come vorrei schizzare di nuovo l'audio. Ed è tutta classe, signori. La classe. Comunque vedremo molti scontri questa giornata, importanti. E partiamo subito salutando ovviamente sempre gli amici di Sanio Sport 2.0 con il quale collaboriamo, con i quali collaboriamo. E fai pure il pignolo, mo. E salutiamo anche gli amici della pagina Facebook Il Mondo del Calcio e del Fitness. Senza perdere altro tempo, andiamo avanti con la prima partita delle 18 di questo sabato, di questa 38esima giornata. E guardate come parlo veloce, che non mi capisco neanche io, mi sono perso. Comunque, prima partita delle 18, Milan-Verona. Allora, che ne pensi di questa grandissima partita? Oddio, non è vero, però. No, vabbè, diciamo che però è importante perché il Milan ovviamente non può fallire un'occasione così importante per blindare il suo posto in Europa League e il Verona è chiamato un po' all'ultima opportunità di salvezza. Diciamo che io vedo poche speranze per il Beh, Verona di salvarsi e rimanere in questa sicuramente. serie. Comunque, primo risultato, noi che cosa abbiamo optato? Per cosa Beh, abbiamo optato? semplicemente la combo di 1 più over 2,5. Ovviamente sembra la cosa più plausibile, Esatto. anche perché attenzione, io sospetto che possa segnare il Verona, in quanto non segna da un pochettino, insomma, secondo me potrebbe dire la sua, proprio approfittando di quest'ultima occasione che potrebbe avere di rimanere, di provare a lottare con la Serie A. Comunque è per questo che la seconda alternativa è multigol, ospite 1-2, ben quotata direi. Veramente ben quotata anche l'1-4 se andate a vedere, però l'1-2 ci sembrava la cosa più plausibile, insomma. Ore 20:45, passiamo a Juventus-Bologna. Allora, una partita che la Juve ora Beh, sulla carta non c'è storia, nel senso esatto. in caso della Juventus, la Juventus deve ancora acquisire quei punti per accertare la vittoria dello scudetto, perché il Napoli comunque insegue dietro, nonostante la battuta Esatto, adesso con la e Fiorentina. proprio questo volevo dire, la Juve non può permettersi di sbagliare, quindi a questo punto della stagione. Assolutamente no, ma tu durante stesura della bolletta raccontavi qualcosa di abbastanza interessante, una possibile Beh, opzione. sì, la possibile opzione è che il Bologna potrà fare una grande gara, in quanto quest'anno non mi sembra abbia battuto ancora una big, una grande Battuto no, squadra. qualche E pareggio sì. Beh, quindi, secondo me, può tentare l'impresa. È l'ultima speranza, insomma, che gli rimane, viste le altre due sfide che deve affrontare, soprattutto l'ultima opportunità, insomma, diciamo che è quindi. l'ultima opportunità per il Bologna di lasciare il segno in questa Serie A, dato che sia arrivata una salvezza più o meno tranquilla, ma effettivamente dei risultati clamorosi, di grandissime prestazioni, tranne il pareggio con la Lazio, con grandi squadre non se ne ricordano. E quindi potrebbe essere l'occasione buona per farsi valere, magari per tenere aperto questo Soprattutto campionato. la Juve, che come abbiamo visto ha affrontato magari anche in maniera un po' stanca squadre come esempio il Stanca e sotto Crotone, gamba, aggiungerei. come ad esempio il Crotone, andando poi a toppare in sfide del genere. E quindi noi ci aspettiamo comunque una bella sfida. Però non ci aspettiamo tantissimi gol, perché sicuramente la Juventus, anche se la prenderà sotto gamba, non farà una partita a subire, voglio dire, non si butterà all'attacco, gestirà come al solito in casa la situazione. E quindi prima chance che noi vediamo bene in questo match è il multigol 1-3. Beh, sì, Casa, ovviamente. proprio perché A totale, scusate, ho totale, totale, sbagliato. perché proprio per come abbiamo detto, attenzione al Bologna. Alternativa invece rappresentata sempre una combo, non una combo in questo caso, uno più multigol 2-3, totale anche in questo caso, ovviamente, Sì, più il multigol. ristretta, una quota più alta, anche perché sapete com'è, in favore della Juventus, quota decente in casa, contro il Bologna, a fine stagione non c'è nessuno, quindi E abbiamo dovuto quindi. improvvisare un pochettino. Passando ai match di domenica, in programma alle 12:30, Cinzu, il cosiddetto lunch match, che ti Oh, piace tanto. c'avevo il langurino in bocca. Gnam, gnam, E gnam, gnam, gnam. c'è Udinese-Inter, quindi una sfida veramente, veramente da seguire, perché l'Inter dovrà vincere, insomma, visto che per la Champions si è messa un pochettino male.
e l'Udinese è tornato a fare i punti contro il Benevento, sì, e punto, non un punto, perché però i punti non arrivano a questo Udinese che ormai gliene servono, perché purtroppo, cioè, purtroppo per loro, insomma, ai margini della zona retrocessione sta rischiando tantissimo. L'Udinese sta rischiando di essere risucchiata all'interno della lotta di retrocessione, anche per questo è stato cambiato l'allenatore ed è stato messo Tudor sulla panchina dei friuliani, vabbè, avete capito. Comunque, diciamo che non sarà una partita facilissima per l'Inter, perché l'Udinese comunque non vince da un bordello di tempo, ma ogni volta che lo diciamo l'Udinese fa figuraccia. Insomma, un termine tecnico, come sempre. E infatti non l'abbiamo messa come maschera, perché se no, altrimenti qua i tifosi dell'Udinese ci sparano, insomma, e quindi se la prendono a mano. E allora a questo punto diciamo che l'Inter è sicuramente la favorita per gli obiettivi che ha, però attenzione all'Udinese. Direi strafavorita, e quindi noi siamo andati con un 2 fisso come prima alternativa. Attenzione ovviamente all'Udinese, proprio per questa seconda alternativa, se volete mantenervi in linea generale, con un multigol totale 2-4 che non fa mai male. Procediamo a passo lesto verso la prossima partita, ovvero quella che darà inizio ai match digestivi, a meno quando grappa amaro, quello che volete, dopo il caffè va tutto bene. Comunque, prima partita, mio Dio, è una partita da chiarsi le vene da quello che sto leggendo. Non è vero, forse una delle partite più spettacolari di questo finale, cioè di questa giornata, perché vede due squadre in lotta per la retrocessione, ovvero Chievo e Crotone. Spettacolare non so, ma io direi una delle partite a cardiopalma. Insomma, noi ci abbiamo fatto un gameplay sul nostro canale, mi raccomando, seguitelo, perché è a nostro avviso la partita forse più importante di questa giornata, in quanto vuoi spiegarci il perché tu, Cienzo? Sì, sicuramente, perché praticamente il Chievo ha un calendario più facile rispetto al Crotone su questo finale di stagione, perché il Crotone dovrà affrontare il Lazio e poi Napoli, e poi Napoli nell'ultima giornata. Ma attenzione, perché il Crotone, se dovesse vincere in casa contro il Chievo, sarebbe matematicamente salvo avendo gli scontri a favore. Quindi diciamo che il Chievo ha una chance per portarsi fuori dalla zona di retrocessione e magari rimanerci del tutto, avendo degli scontri leggermente più, leggermente molto più semplici di quelli del Crotone. D'altra parte il Crotone invece ha la chance di salvarsi definitivamente quindi, esatto, matematicamente, quindi dovrà fare una partita noi crediamo, insomma, da dentro fuori, come se fosse, ma entrambe dovranno fare una partita dentro fuori, ovviamente anche il Chievo, proprio per questo è una partita veramente, attenzione, quindi come prima alternativa, proprio per questo goal. Dentro fuori, esattamente, prima alternativa gol, seconda alternativa invece non ci aspettiamo ovviamente tantissimissimissimissime emozioni, nel senso non ci aspettiamo tantissimi gol da queste due squadre, che comunque dovranno stare attente alla fase difensiva, soprattutto il Chievo che gioca in casa, e quindi come seconda alternativa un multigol totale 1-3. E proseguiamo quindi sempre con i match delle ore 15 con Genoa-Fiorentina. Un Genoa per me ha concluso il suo campionato in quanto non ha più niente da chiedere, la Fiorentina invece che ha riacceso le speranze di un posto in Europa con la vittoria strabordante sul Napoli. E quindi proprio per questo prima alternativa combo di X2 più over 1.5, soluzione migliore a nostro avviso. Seconda alternativa, proprio perché il Genoa non ha più niente da chiedere al campionato, e proprio perché la Fiorentina è una delle migliori squadre in forma di quest'ultimo periodo e sta subendo poco, tranne una partita con la Lazio praticamente. Noi ci aspettiamo che il Genoa faccia poco, nonostante il buon andazzo di quest'ultimo periodo in fase realizzativa, e quindi come seconda alternativa ben più quotato il no good. Andiamo con una delle partite più belle di questa giornata della... Che c'è? Perché ridi? Stai ancora pensando alla battuta che ho fatto dall'interruzione pubblicitaria qui, eh? Basta, non la diciamo al pubblico, che sono il pubblico di Cile. Allora, andiamo avanti con la partita Lazio-Atalanta, dove sarà una partita abbastanza ricca di emozioni, perché l'Atalanta deve conquistarsi il suo posto in Europa, lo deve mettere in sicurezza, insomma, c'ha delle grandissime possibilità. E la Lazio ugualmente la Lazio deve, diciamo, portarsi avanti sull'Inter se vuole rimanere nella zona centro, per mantenere il vantaggio sull'Inter, giustamente. E questo a nostro avviso, a livello forse di bellezza e spettacolarità, potrebbe essere la partita più bella di questo turno. Più bella, però non lo consideriamo effettivamente un big match, proprio come per esempio essere Juventus-Inter, Juventus-Napoli. È un semi big match, per cui non abbiamo fatto il pronostico che è messo qua. Ci deve alle sue specifiche tecniche. Comunque, allora, prima alternativa, secondo noi un gol, perché sarà una partita ricca di emozioni. Entrambe le squadre offensivamente fanno molto bene, anche se attenzione all'infortunio di Immobile. Eh sì, proprio per questo, secondo alternativa, over 2.5 votati in maniera simile. E forse sempre per rimanere sul banco, insomma. Io tipo per Ilic, perché c'era fanno calcio, niente contro la Lazio, anche Savic, continuando quindi sulla scia, diciamo, delle partite belle, c'è Napoli-Torino, che insieme a Lazio-Atalanta, a nostro avviso, insomma, la partita più bella, che più
può promettere spettacolo. Un Napoli che ovviamente deve provare a vincere per provare a cullare fino all'ultimo questo sogno scudetto e non avere rimpianti dopo già lo stop che c'è stato con la Fiorentina. Io sinceramente ci credo ancora nella possibilità che il Napoli possa vincere questo scudetto, nonostante sembra che la piazza si sia arresa ormai. Abbiamo mollato, insomma, parecchia parte della piazza, almeno questa mi sembra l'opinione pubblica, le opinioni che girano in giro, che girovano come me quando bevo qualcosa di troppo. Vabbè. Prima alternativa, comunque, un multigol totale 2-4, contando anche sulla voglia di rivalsa del Torino, che non può dire che non sta facendo granché. E sì, invece in alternativa noi ci aspettiamo effettivamente una partita in favore del Napoli, però purtroppo la quota erano troppo bassa, abbiamo dovuto inserirci un under 4,5 per cercare di aumentare la quota di quest'uno fisso, quindi uno più under 4,5. Andiamo con l'ultimo match digestivo di questa 38esima giornata, quindi un match che ci riguarda tra l'altro da vicino, perché stiamo parlando del match Spal-Benevento, dove sapete ormai lo stiamo ribadendo da una vita, insomma, Benevento già retrocesso. Mentre la Spal ha il suo sogno Serie A da realizzare, perché potrebbe rimanere in permanenza in questa serie. E beh, direi che lo sta trattando molto bene questo sogno, è tornato a vincere la scorsa giornata, sta ottenendo grandi risultati positivi. Nonostante la difesa scricchioli un po' effettivamente. Scricchioli, ma al momento è salva perché ci ha dato il Chievo in dell'ultima posizione ed ha uno scontro sulla carta agevole, potrebbe mettere in cassaforte 3 punti che potrebbero essere fondamentali. Sulla carta sicuramente, però va detto che Benevento sta facendo ottime prestazioni senza risultati, pure questo ripetiamo ormai da tempo, e quindi potrebbe essere comunque un grandissimo... una squadra che diciamo che dà fastidio un po' a tutti in questo momento forse affrontare, quindi... Per l'appunto potrebbe essere un problema anche per la Spalla, nonostante ci siano obiettivi ben diversi da realizzare. Quindi come primo risultato, caro Pizziuccio, caro Siuccio, che cosa ci vediamo? Ovviamente il gol, perché dal punto di vista offensivo il Benevento si è ripreso tantissimo in questo finale di stagione, ma anche la Spal. Oppure l'alternativa invece, mi dirai. Sì. E certo, in alternativa un multigol in favore del Benevento, quindi ospite di 1-2, perché il Benevento va facilmente alla rete, è tornato anche di Abate, quindi attenzione al gigante. Ore 18 troviamo Sassuolo-Sampdoria, un match che vale per la salvezza per il Sassuolo, nonostante abbia insomma un po' di margine su diverse squadre, quali ad esempio Udinese, Cagliari, Crotone, Chievo, e Sampdoria che deve continuare a vincere per provare a rimanere in lotta fino all'ultimo, insomma, per un posto in Europa. E ovviamente proprio per quello che hai detto tu, vedo sicuramente favorita la Sampdoria in questo match, perché ha un obiettivo più importante, in quanto il Sassuolo comunque ha un po' di margine di errore in questo finale di stagione proprio per i punti acquisiti, nonostante forse non abbia meritato per l'intera stagione, però alla fine si trova lì è giusto che sia così. Comunque, Sampdoria che vediamo favorito, infatti come primo risultato noi vi consigliamo un X2, sempre per fare attenzione al Sassuolo, che comunque può avere bisogno anche di un punto, il pareggio ci può stare benissimo. Altrimenti in alternativa anche qui abbiamo messo un multigol squadra questa volta a casa di 1-2, proprio per il semplice motivo che la difesa della Sampdoria, insomma, non è che ci dia tutte queste garanzie. Assolutamente no, cosa che invece fa abbastanza l'attacco, anche se qualche volta ha centellinato anche quello. E quelli che ci seguono da un po' di tempo sapranno che l'ultima partita è quella che manca, che sarebbe poi tra l'altro Cagliari-Roma. Che cos'è, caro Siuccio? Quest'oggi tocca a me, quest'oggi. Non sei casato? Pronunciare la macchia. Stai sgrizzando. La macchia. Macula! Macchia di giornata, chiudiamo col botto, quindi Cagliari-Roma, forse inaspettatamente qualcuno ci prenderà per pazzo e dite ma questo Cagliari che ha partita così difficile sta facendo così male, e invece no, noi vediamo una partita molto aperta, certo è difficile, difficilissimo, quasi impossibile che Cagliari vada addirittura a vincere, però ci aspettiamo qualche risultato in controtendenza. Infatti la prima alternativa che noi vediamo per questa partita, soprattutto dopo la partita, il dispendio energetico, psicologico, fisico, tutto quello che ci ha messo che a Roma ha dato tutto contro il Liverpool, potrebbe regalare qualche piccola emozione in questa partita e magari regalare qualche gol di troppo durante la partita. E infatti noi ci vediamo come prima alternativa il gol, perché secondo me il Cagliari può far male alla difesa della Roma. Certamente dovrà giocare tutto per tutto vista la situazione in cui è scivolato. Seconda alternativa, proprio per questo, una combo fatta da 1-2 più under 4,5, quindi addirittura escludendo il pareggio, insomma. Abbiamo voluto escludere questo pareggio che non serve effettivamente a nessuno, forse servirebbe più alla Roma, ma Cagliari proprio se ne fa poco. E soprattutto
Perché secondo noi la Roma proprio per questa stanchezza più di 2-3 gol non riuscirebbe a fare se dovesse vincere. Beh, e per chiudere proprio in bellezza da macchia con tre Un'ranza alternative, questa, sì, però, abbiamo cercato di darvi una coda così. eh. Sul finale di stagione iniziano a perdere pezzi per strada, quindi Inizia a perdere anche qualche neurone ad oltre ascoltare i capelli. la nostra bolletta, insomma, per una stagione intera. Quindi vi vogliamo premiare per averci seguito con Sì, però questa non ve la giocate, una ragazzi. quota che. Vabbè, non ve la giocate, perché scusa. Sì, un dovere onesto, neanche se pagate. Una quota che porta il nome di Barella doppietta sì, che è quotata leggermente più o meno ad un 55, insomma, 60. Sorride, però Barella sappiamo che è rigorista e in una Dici tu, non partita si sa mai, non è la meglio rigoresia a sappiamo. questo punto, invece di doverci giocare per forza Chiama del il termine brivido, Barella. può inserire questa quota che a nostro avviso. Sì, vabbè, è una quota ignorante che abbiamo voluto profetizzare, ma è quasi più un modo per augurarvi un buon finale di stagione, perché ormai ci siamo quasi, e quindi per farvi capire un po' le nostre perle ignorantesche, quanto siano belle emozionalmente. Vabbè. Vabbè, direi di chiuderla qui, Sì, ovviamente salutiamo, dobbiamo salutare qualcuno. no, abbiamo salutato Ah, tutti già all'inizio, fatto, ricordiamo solamente in chiusura la nostra pagina Facebook, ovviamente, ragazzi, e soprattutto la nostra pagina Instagram aperta da poco, dove troverete i meme del signor Fagiolo per farvi due risate, perché è giusto prendere il gioco del calcio in questa ovviamente, maniera. ragazzi, se ci riuscite a farvi due risate con il nome del signor Fagiolo, io spero per voi che ci riusciate, perché ancora non ci riesco. E soprattutto, io ho fatto gli auguri e compleanno, ancora non mi dice grazie. Va bene, sto scherzando, ti voglio No, bene, non signor è vero, non sto Fagiolino. scherzando. Quindi possiamo chiudere qui. Insomma, abbiamo detto abbastanza, dai. Questa disamina ignorantesca, ancora una volta, Ancora, questo vabbè. termine alto livello. Alla prossima, Questo è ragazzi. aulico. Ciao!